Grazie. Io confesso che non sono curioso di vedere il film perché l'ho già visto una volta, però Basta. trovo che sia una cosa che per chi, penso molti di voi, anzi qualcuno guardando le facce sicuramente, vive qui il quartiere e la cosa che mi ha colpito è che molti degli aneddoti, anche per chi è nato e cresciuto in questo quartiere, erano e sono abbastanza ignoti. Questo ci dice da un lato che diciamo, sulla storia del nostro territorio c'è sempre ancora molto da imparare. Una cosa che mi ha colpito molto, e forse ha colpito anche voi, passeggiando per venire qui, vi ho fatto Piazza Oberdan, dove trovate un cantiere in una delle zone di cui poi parlerà il documentario. Allora, vedere come cambiano continuamente questi luoghi nel corso dei decenni, io credo che abbia un fascino straordinario, devo dire grazie al Consiglio di Zona 3 che ha promosso e finanziato anche l'iniziativa, ma grazie a Pascucci e ai narratori perché è un lavoro, devo dire, importante che andrebbe replicato anche nelle altre zone, perché credo che, specie in un momento in cui la città sta scoprendo un suo futuro, no? Queste settimane tra Expo, luoghi nuovi che si scoprono, la Darsena, così, allora anche riappropriarci, tenerci stretto le nostre storie, credo che sia altrettanto importante. Quindi buona visione a tutti quanti voi.